Ciao ragazzi, in questa lezione andremo a parlare di Caio Sallustio Crispo, per gli amici Sallustio, uno dei principali esponenti dell'età di Cesare. Un autore che vedremo si è concentrato sulla storiografia e in modo particolare ha cercato di vedere un po' le dimensioni e le cause della crisi della Repubblica Romana, anche perché effettivamente è testimone diretto di quel periodo e si vedrà nelle sue opere come i problemi della storia per Sallustio diventino i problemi dell'uomo con la I maiuscola e viceversa. E un pochino qualche informazione su Sallustio. Caio Sallustio Crispo nasce nell'86 a.C. ad Amiterno, in Sabina, siamo praticamente vicino all'Aquila, e nasce da una famiglia plebea benestante. Dalla provincia si sposta a Roma e lì in qualche modo intraprende subito una serie di attività che mostrano il suo carattere esuberante, e come se fosse perennemente alla ricerca di qualcosa. Ecco perché, ad esempio, si avvicina all'ambiente filosofico neopitagorico. Si avvicina anche al campo politico e lui stesso dirà di schierarsi a favore di un regime democratico, ma non perché è attaccato ai valori della società. Lo fa perché ha desiderio di onore e vuole ottenere gloria e successo. Intraprende la carriera politica come Homo Novus, quindi il primo della sua famiglia, e si schiera con i Populares. Diciamo che riceve tutta una serie di cariche, vive, insomma, ha una serie di cariche nel corso della sua vita, è prima questore, poi è tribuno della plebe, e nel 52 a.C. accusa violentemente Tito Annio Milone per la morte di Clodio. Milone era difeso da Cicerone. Ovviamente questa opposizione porterà Sallustio ad avere come grande nemico Cicerone stesso. Clodio, per intenderci, era un collaboratore di Cesare di cui abbiamo già parlato. Quando scoppia, come dire, quando, e in più c'è da dire un'altra cosa, che questo mostrarsi nel campo politico porterà nel 50 a.C. Sallustio ad essere allontanato dal Senato per indegnità morale. Saranno gli aristocratici, probabilmente con lo zampino di Cicerone, ad allontanarlo dalla politica. Durante la Seconda Guerra Civile si schiera a favore di Cesare, anche perché Cesare gli affidava diversi incarichi militari, tra cui, dopo la battaglia di Tapso, lo rende governatore dell'Africa Nova, cioè dell'ex Numidia. Perché Sallustio si lega a Cesare? Si lega a Cesare perché Sallustio, diciamo, che non ha mire assolutistiche come quelle di Catilina, non vuole sovvertire lo Stato, vuole agire in nome della legalità e Cesare si presenta come uomo della legalità. Grazie all'aiuto di Cesare viene riammesso in Senato, quindi in qualche modo viene riabilitato. Tornato a Roma si fa costruire una ricca villa tra il Quirinale e il Pincio, circondata da un importante giardino, i cosiddetti orti sallustiani. Ricordatevi che in latino hortus vuol dire giardino. E in più acquista la villa di Cesare a Tivoli. Questi luoghi, sia la villa a Tivoli sia gli orti sallustiani, saranno importanti negli ultimi anni della sua vita. Dopo la morte di Cesare si ritira proprio in questi luoghi e si dedica alla produzione delle sue opere storiografiche, riprendendo studi che aveva iniziato a comporre già da giovane, e va a vivere in questi ultimi anni con la moglie Terenzia. Terenzia che, prima di diventare moglie di Sallustio, era stata anche la moglie di Cicerone. Allora, vediamo un pochino il quadro sulla produzione di Sallustio. Sallustio si distingue fondamentalmente per la storiografia, anche se al suo nome ci sono arrivate delle lettere a Cesare e anche un'invettiva contro Cicerone, invectiva in Ciceronem, un'accusa contro Cicerone che fa da contraltare alla invectiva in Sallustium, una critica contro Sallustio falsamente attribuita a Cicerone, in cui l'autore criticava Sallustio per essersi arricchito nell'amministrazione delle province. In realtà le due invettive non sono, non tutta la critica è concorde nel dire che queste invettive appartengono rispettivamente a Cicerone e a Sallustio. Diciamo che, se escludiamo le lettere, l'opera di Sallustio è prettamente storiografica e comprende due monografie, quindi la monografia è un'opera storiografica incentrata su un unico evento storico, due monografie e un'opera annalistica. Le due monografie sono l'opera Bellum Catiline, nota anche come De Catiline Coniurazione, composta presumibilmente intorno al 42 a.C. e incentrata sulla congiura di Catilina avvenuta nel 63 a.C.
quindi 20 anni prima rispetto a quando l'opera è stata scritta, e poi l'altra opera è il Bellum Jugurtinum, scritta probabilmente intorno al 40 a.C., che parla invece dello scontro tra Roma e Giugurta, re dei Numidi, periodo diciamo che va sul finire del secondo secolo a.C., tra il 111 e il 105 a.C. E poi tra il 40 e il 35 a.C. compone Le Storie, un'opera che è quasi del tutto perduta e che tratta quegli anni che vanno dalla morte di Silla, quindi dal 78 a.C., allo scontro tra Pompeo e i pirati del 67 a.C. Diciamo che Le Storie fanno riferimento alla trattazione annalistica, mentre le due monografie richiamano direttamente Sisenna. È stato Sisenna il primo a Roma a introdurre la monografia. Perché sceglie proprio la monografia? Perché si sofferma a trattare di un singolo evento? Perché in qualche modo ciò gli consente di scandagliare meglio la crisi dell'epoca che sta vivendo. Perché vedremo che la congiura di Catilina in qualche modo si mette al centro di tutto la crisi della nobiltà che porta alla degenerazione dei costumi nella politica interna allo Stato. Mentre nella guerra giugurtina vedremo questa nobiltà che porta a una degenerazione dei costumi nell'ottica della politica estera, quindi al di fuori dello Stato. Allora andiamo a vedere la prima monografia. Il Bellum Catiline o De Catiline Coniurazione parla proprio, ripeto, di questa congiura di Catilina del 63 che era finalizzata ad uccidere Cicerone e mostra in ultima istanza come lo Stato sia arrivato ad una forma di profonda decadenza e dall'altra parte sia presente questo forte potere e questa grande corruzione dell'aristocrazia. L'opera non è divisa in libri, è un unico libro diviso in 61 capitoli. E vediamo come ripercorre tutte le vicende fino praticamente alla battaglia di Pistoia del 62 a.C. In quest'opera significativa è la presenza del proemio. Solitamente il proemio in un'opera serve ad introdurre l'opera stessa, e invece i proemi di Sallustio, sia in quest'opera sia nelle altre due, come dirà Quintiliano, sembrano essere completamente scollegati dalla monografia stessa o comunque dagli annales. Perché? Perché sono dei proemi morali, cioè nel proemio della congiura di Catilina, Sallustio va ad indagare un po' che cos'è la vita dell'uomo, quali sono le tensioni che spingono l'uomo ad agire, e dirà fondamentalmente che l'uomo è un essere basato sul dualismo. Abbiamo un'anima e un corpo, il corpo ci spinge verso gli istinti, l'anima dovrebbe guidarci, ma spesso siamo inclini al vizium e quindi tendiamo a perdere la retta via. Altro aspetto significativo di quest'opera è la presenza di due excursus. Che cosa sono gli excursus? Sono delle digressioni, cioè delle pause, che hanno il compito di andare a indagare le cause di eventi che vengono narrati nell'opera stessa. Ad esempio, il primo excursus, che è definito excursus archeologico perché scava nel passato, spiega come la decadenza dei costumi dei mores romani sia dovuta alla fine del metus hostilis, cioè alla fine della paura del nemico. Nello specifico, secondo Sallustio, dopo la fine delle guerre puniche, i romani si sono sentiti onnipotenti e hanno permesso al vizio di prendere il sopravvento, quindi la lussuria, cioè il lusso, ha iniziato a dilagare. Questa è la prima digressione. Un altro excursus presente nell'opera è appunto sempre inerente alla crisi dei valori, ma è incentrato sulla degenerazione della nobilitas, della nobiltà. Perché si sofferma sulla nobiltà? Perché Catilina appartiene a questo settore sociale e quindi dice come la nobiltà abbia messo da parte nel corso del tempo la virtus a favore dell'avarizia, cioè dell'avidità e dell'ambizio, cioè dell'ambizione, il desiderio di potere a discapito degli altri. Sempre in quest'opera importante è la presenza di alcuni personaggi che Sallustio definisce attraverso l'arte del ritratto. Abbiamo importanti ritratti giocati sul chiaroscuro, cioè sulla coesistenza di luci e ombre all'interno dello stesso personaggio. Sono ritratti ben definiti e tra i tanti ricordiamo sicuramente il ritratto di Catilina, il ritratto di Cesare, di Catone. Allora, Catilina vediamo essere un personaggio che nasce con un'inclinazione al male sicuramente, ma è il contesto in qualche modo a fuorviarlo del tutto.
Cesare invece viene in qualche modo descritto come un uomo virtuoso, in qualche modo, un uomo caratterizzato dalla misericordia, e velatamente Sallustio lo scagiona dall'accusa di aver partecipato alla congiura di Catilina, perché se vi ricordate Catilina si era avvicinato a Cesare, anche se in qualche modo non in modo diretto. E poi un altro personaggio interessante presentato è Catone, Catone Uticense. Catone Uticense, c'è da dire che all'epoca in cui Sallustio scrive l'opera, Catone e Cesare erano entrambi morti. Vabbè, Catilina era morto, insomma, in occasione della congiura, però Cesare e Catone erano morti già. Dicevo, Catone diventa un po' il simbolo della libertas, quindi del rigore morale, di chi lotta per la difesa della Repubblica, e vedremo soprattutto tramite il dialogo tra Catone e Cesare in Senato, vedremo come entrambi i personaggi siano espressione di ingens virtus, di una grande virtù, seppure intesa in modo differente. Perché se Cesare è l'uomo della gloria militare, della generosità, Catone invece, come dicevo, diventa l'uomo dell'innocenza, della libertà, dell'integrità morale. La cosa interessante è che storicamente noi sappiamo che tra i protagonisti della congiura di Catilina c'è anche Cicerone, c'è soprattutto Cicerone perché Catilina voleva uccidere proprio lui. Eppure Sallustio ne riduce a grandi linee l'importanza. Noi sappiamo che dopo aver scongiurato appunto l'attacco di Catilina, Cicerone diventerà pater patria, il padre della patria, invece Sallustio lo mette quasi in un angolo. Perché? Allora, le motivazioni sono diverse, a cominciare dalle discrepanze tra i due, lo scontro dopo la morte di Clodio, il fatto stesso della moglie condivisa, nel senso che prima la moglie Terenzia è stata moglie di Cicerone e poi di Sallustio, ma a parte questo, in realtà non c'è una volontà precisa da parte di Sallustio di sminuire Cicerone. È come se in qualche modo, a distanza di 20 anni dai fatti realmente accaduti, Sallustio ancora non avesse un metro di valutazione, diciamo quanto più oggettivo possibile, per stabilire colpe e meriti. Invece, per quanto riguarda l'altra opera, il Bellum Jugurtinum, come vi dice il nome stesso, è incentrato sulla guerra contro Giugurta, una guerra combattuta sul finire del secondo secolo a.C., una guerra che si protraeva da diversi anni a Roma. Perché? Perché l'aristocrazia, sia romana sia numida, era corrotta e quindi, con un gioco tra le parti, questa guerra continuava da anni e anni. A risolvere la questione sarà Mario, l'uomo novus che prende il potere e riforma l'esercito per sconfiggere definitivamente i Numidi, però tecnicamente ad uccidere Giugurta, il re dei Numidi, sarà Silla, proprio grazie alla corruzione dell'aristocrazia. Come vi dicevo prima, è un'opera che mette al centro di nuovo la corruzione e la degenerazione dei costumi, ma questa volta sul piano della politica estera. Anche quest'opera non è divisa in libri, è un unico libro diviso però in capitoli, 114 capitoli. Quindi questa guerra viene ripercorsa praticamente attraverso i diversi anni, e anche in questo caso abbiamo la presenza di un excursus centrale che ci spiega le origini delle guerre civili, quindi le origini della divisione tra partiti, e ancora una volta il tutto viene ricondotto alla fine del metus hostilis, alla fine della paura nei confronti del nemico. Anche in questo caso emergono dei personaggi, e sicuramente sono due quelli che spiccano maggiormente. Mario, da una parte, l'homo novus, l'eroe dell'opera, l'eroe dotato di integrità morale, che propone un nuovo concetto di nobiltà, una nobiltà non basata sul sangue, ma sulla virtus. E dall'altra parte, invece, Giugurta. Giugurta, l'uomo dalla grande forza, ma che è caratterizzato da una virtus che ormai è corrotta, che è incline alla perdita dei valori centrali all'interno della società civile. Anche in questo caso abbiamo un'importanza data al proemio, anche qui abbiamo un proemio moraleggiante. E potremmo fare un confronto tra le due opere, tra le due monografie. Entrambe sono scritte in un unico libro diviso in capitoli, entrambe hanno un proemio moraleggiante, in entrambe abbiamo ritratti. E abbiamo l'utilizzo del discorso per accentuare alcuni caratteri dei ritratti stessi, però
ci sono delle differenze, e entrambi abbiamo gli excursus, però ci sono delle differenze di fondo. Allora, sostanzialmente le differenze sono due tra le opere. La prima riguarda i ritratti. Nella Congiura di Catilina i ritratti sono più circoscritti, sono ben definiti e delineati, sono veri e propri camei fermi in cui è possibile individuare le caratteristiche di quel personaggio che stiamo descrivendo. Mentre nella Guerra di Giugurta i ritratti sono più indiretti, sono più spalmati all'interno dell'opera. E poi la differenza riguarda anche il periodo di riferimento e il periodo in cui sono state scritte. Nel senso che la Congiura di Catilina è scritta a distanza di 20 anni rispetto all'evento, e quindi diciamo che la Congiura è vissuta come un qualcosa di ancora fresco, quindi c'è maggiore drammaticità nel testo. Mentre la Guerra di Giugurta fa riferimento ad un evento passato molto lontano nel tempo, molto più lontano nel tempo rispetto a Catilina, e quindi diciamo che la drammaticità viene meno. Poi, l'ultima opera di Sallustio, questa volta non è una monografia, ma è un'opera a carattere annalistico, è appunto l'opera che ha come titolo Istorie. Un'opera in 5 libri che, come vi ho detto, va dal 78 al 67 a.C. e in qualche modo va a riprendere, va a richiamare le storie di Sisenna, perché quest'opera di Sisenna si era conclusa proprio con la morte di Silla. L'opera di Sallustio inizia dal 78, anno della morte di Silla, quindi è come se quasi continuasse l'opera di Sisenna. Allora, diciamo che c'è rimasto veramente poco di quest'opera, però da quel poco che è rimasto possiamo trarre alcune considerazioni. Innanzitutto, le storie rappresentano l'apice del pessimismo di Sallustio, perché in quest'opera, in cui in qualche modo vengono ripercorsi tutti quegli eventi che secondo Sallustio sono stati alla base della dittatura di Silla, dittatura che lui ha criticato perché, come vi dicevo prima, Sallustio non era per l'accentramento dei poteri, era per la libertas, per il rispetto delle leggi, quindi l'azione di Silla in qualche modo non era funzionale al suo modo di essere. Ecco che, come dire, c'è stata questa critica. Quindi c'è questa presa di distanza dall'operato di Silla stesso. Ripeto, vengono ad essere rappresentati tutti quegli eventi che hanno portato alla dittatura, però, tipo per esempio la rivolta di Spartaco, quindi dei gladiatori, oppure lo scontro tra Pompeo e i pirati, però diciamo che più che dare importanza a questi episodi, scusate, più che dare importanza ai protagonisti di queste vicende, tipo Spartaco o Pompeo stesso, dà importanza agli eventi, perché secondo lui sono stati una caduta libera verso poi la dittatura di Silla. E fondamentalmente, Sallustio dimostra che in ogni epoca, in ogni contesto, il vizium è presente all'interno dell'uomo e quindi è inevitabile, cioè è impossibile aspirare ad una forma di cambiamento, perché questo cambiamento, questa età della concordia, come la chiama Sallustio, non potrà mai avvenire. Ed ecco che da questo punto di vista mi sposto e mi soffermo adesso sul pensiero dell'autore. Allora, vi cito alcune parole chiave che possono servire per inquadrare un po' il pensiero di Sallustio. Innanzitutto, la prima parola chiave è storia. Storia, intesa come espressione morale, cioè espressione dei vizi, delle virtù e dei valori di un popolo nel tempo. E la storia è centrale nella produzione di Sallustio non solo perché Sallustio scrive opere di storiografia, ma perché tramite la storia lui va a meditare sull'esistenza umana. E di questo ne parla nello specifico nei proemi, riprendendo questo concetto di storia morale, riprendendola da Isocrate e da Teopompo, che sono due storici del mondo greco. La storia per Sallustio è data, scusatemi, la storia è espressione di una crisi morale, una perdita di valori, in cui gli uomini protagonisti della vicenda sono caratterizzati dalla coesistenza di luci ed ombre. Luci ed ombre che vengono messe in evidenza dall'autore tramite l'arte del ritratto. Ecco che, seconda parola chiave, un altro termine a tenere presente nella produzione di Sallustio è visione dualistica o dualismo, un concetto che Sallustio riprende dal mondo platonico. Cioè, gli uomini, secondo Sallustio, sono dotati di un'anima che è eterna ed è partecipe al mondo divino, e di un corpo che invece si accomuna agli esseri bruti, un corpo che è dominato dagli istinti.
Per Sallustio noi naturalmente siamo portati ad agire per soddisfare i nostri istinti, però, dice Sallustio, la vita non può ridursi a questo. L'anima, che è immortale, che non è corruttibile come invece lo è il corpo, deve guidare la nostra vita e deve metterci nelle condizioni di esercitare la virtus per lasciare di noi un segno che ci distingua dagli esseri bruti. Secondo Sallustio, questa, possibilità dell'anima di guidare la vita dell'uomo, diciamo che in un certo periodo della storia è stata possibile. Ecco che, terzo concetto chiave, Sallustio parla di età della concordia. Inizialmente, che cos'è la concordia? È un periodo di pace in cui gli uomini agiscono secondo la virtus, quindi l'anima in qualche modo riesce a correggere i vizi del corpo. Questa età della Concordia, secondo Sallustio, è un'età del passato che i Romani hanno vissuto fino alle guerre puniche, perché con la fine delle guerre puniche è terminato, altro termine chiave, il metus hostilis, cioè la paura del nemico, e quindi a quella forma di concordia, di solidarietà, di coesistenza pacifica, è stata sostituita la lotta per la sopravvivenza, il vizium, cioè le persone hanno cominciato a lottare per dominare e per soddisfare i propri bisogni. Quest'idea fa capire che la storia, ovviamente, in qualche modo provoca nel lettore una riflessione di tipo morale, cioè analizzare la storia porta a capire come nel tempo si evolvono i valori. E nel caso di Roma, secondo Sallustio, c'è stata una degenerazione dei costumi, per cui l'attenzione, il problema morale, che per Sallustio è un problema storico, diventa automaticamente un problema politico, cioè chi è al potere deve agire per cercare di in qualche modo rimediare a questa crisi valoriale. E l'impegno politico, secondo Sallustio, coincide con l'impegno storiografico, cioè come si può andare a cambiare la rotta, come si può andare a correggere il vizio, con l'azione politica da una parte e con la scrittura di opere storiografiche dall'altra. Per cui quando Sallustio scrive si sente un intellettuale impegnato, così come un Cesare che combatte sul campo. Lui combatte la propria guerra contro la degenerazione dei costumi tramite la scrittura. Inizialmente la pensa così, cioè pensa che esista un'età originaria della Concordia e che poi, dopo la fine del metus hostilis, sia arrivata una fase in cui il vizium, altra parola chiave, ha preso il sopravvento. Con il passare del tempo, però, si rende conto che le cose stanno un tantino diversamente e che il vizium è sempre stato presente negli uomini e che l'età della Concordia quindi non è mai del tutto esistita. Ecco che si approda, altra parola chiave, al pessimismo di Sallustio. Che cos'è questo? In cosa consiste questo pessimismo? Essere convinti che nella vita coesistano luce e ombra all'interno dell'uomo e che almeno teoricamente l'anima dovrebbe guidare alla virtus, ma in realtà il vizium presente in ciascuno ci spinge ad agire sulla via del male perché in qualche modo è strettamente legato al bisogno di soddisfare i nostri istinti più bassi. Quindi l'età della concordia è una costruzione umana che in realtà non è mai esistita. Questo forte pessimismo, che ripeto è particolarmente evidente nelle storie, Sallustio lo attinge da una fonte greca ovviamente, lo attinge da Tucidide, autore di storiografia dell'età classica, vive nel V secolo sotto l'Atene di Pericle. A dire la verità, Tucidide è stato stratega, quindi magistrato che si occupava dell'esercito durante la guerra del Peloponneso, quindi tra Sparta e Atene nell'età di Pericle. Tucidide aveva scritto un'opera storiografica sulla guerra del Peloponneso, che direttamente lui aveva vissuto in prima persona. E anche Tucidide parlava di questa forte corruzione negli uomini sin dalle origini, quindi diciamo che il pessimismo da questo punto di vista è simile. Facendo un confronto tra i due, cosa possiamo dire? Che cosa hanno di simile e che cosa hanno di differente? In entrambi i casi, sia Tucidide che Sallustio, innanzitutto parlano di una storia morale, perché c'è sempre un discorso legato alla degenerazione dei costumi dietro, ed è una storia laica, nel senso che né nel mondo greco di Tucidide né nel mondo romano di Sallustio è presente una fortuna che agisce sulla storia, ma è una storia fatta di uomini. Entrambi poi procedono a cercare le cause,
Anche se diciamo che questo è tipico della storia antica, non si ha quella scientificità del metodo nel ritrovare le cause profonde degli eventi, quindi diciamo che il meccanismo ancora non è assolutamente perfezionato, però comunque si pongono delle domande sulle cause degli eventi. Entrambi utilizzano discorsi verosimili nel testo, cioè non c'erano i registratori, quindi quando riportano un discorso diretto è perché lo stanno in qualche modo parafrasando, lo stanno scrivendo come se l'avesse detto quel personaggio. E poi entrambi usano l'excursus, cioè usano le digressioni per scavare alla ricerca delle origini di quella crisi che stanno descrivendo. Catilina lo fa per la degenerazione del primo secolo avanti Cristo, Tucidide lo fa per la crisi della guerra del Peloponneso. Ma qual è la differenza tra i due? Che in Sallustio è maggiore la drammaticità del testo e in più è ancora più forte questo ritratto chiaroscurale, perché appunto Sallustio sta vivendo una crisi che Tucidide vive soltanto in parte, non è assolutamente la stessa che vive Sallustio. Quella di Sallustio è molto più complessa, è un mondo che sta completamente crollando. La drammaticità del testo si in qualche modo ripercuote sullo stile. Lo stile di Sallustio è in qualche modo influenzato sicuramente da Tucidide e da Catone per quanto riguarda la brevitas, ma è uno stile tutto basato sull'inconcinnitas, cioè sulla disarmonia. Abbiamo periodi brevi, spezzati, in cui abbiamo tante figure di posizione, come l'antitesi, come il chiasmo, come l'iperbato. E non abbiamo, ripeto, periodi lunghi alla Cicerone, quindi con una forte, costruzione equilibrata del testo. No, è esattamente il contrario. Tant'è che Seneca, che vive nell'età di Nerone, vivrà poi nell'età di Nerone, quando penserà ai testi di Sallustio, parlerà di obscura brevitas, cioè di testi brevi e così, come dire, carichi, pregni di significato, un po' per lo stile, un po' per il lessico, da risultare oscuri, cioè di non semplice comprensione. Anche perché erano testi caratterizzati dalla gravitas, cioè dalla maestosità, dall'austerità. Un'austerità che veniva veicolata attraverso l'utilizzo degli arcaismi, cioè dei termini arcaici. E qua c'è giusto qualche esempio. Vede, ci sono le desinenze arcaiche, l'accusativo in is invece che es, oppure vedete qua il perfetto in ere invece di erunt. Oppure qui novos, la o che ancora non si era innalzata ad u invece di novus, e così via. Quindi ci sono degli arcaismi sotto tanti punti di vista e questo innalza sicuramente il testo e lo rende oscuro. Quindi ricordate che lo stile di Sallustio è caratterizzato dall'inconcinnitas, dalla brevitas, quindi frasi brevi, e poi dalla gravitas. Ultima cosa, la brevitas noi l'abbiamo trovata anche in Cesare, pensate ai suoi costrutti paratattici oppure ai suoi costrutti con l'utilizzo dell'ablativo assoluto. Ma è la stessa brevitas di Sallustio? La risposta è no, perché la brevitas la brevitas di Cesare comunque rispecchia uno stile lineare che è un po' espressione della sua concezione legata all'analogia per quanto riguarda la lingua latina. Quindi comunque è un linguaggio lineare che ha un suo equilibrio interno, mentre lo stile di Sallustio, siccome deve essere specchio della drammaticità del tempo, è uno stile spezzato e anche la brevitas è specchio di tutto ciò. E con questo si conclude la nostra lezione introduttiva su Sallustio. Ciao!